Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Ho finalmente con me a Moto Viaggio Store l'Honda Transalp XL750. L'ho appena ritirata, quindi ringrazio Honda per averla mandata su e Bessi, il mio concessionario di fiducia, che l'ha ricevuta per me. Mi ha avvisato stamani, quindi sono andato a prenderla nel minor tempo possibile. Siamo davanti allo store. Questa non vuole essere né un unboxing né una recensione. Volevo appunto spiegarvi che, per come di solito genero contenuti, mi piace provare le cose per un periodo di tempo abbastanza lungo per conoscerle, per poi dopo potermi esprimere al riguardo. Se guardiamo per esempio le recensioni che scrivo sugli pneumatici, avete visto che li uso per un anno intero, dal chilometro zero fino alla fine, scattando anche foto, una ogni 1000 chilometri, per poi dare un resoconto accurato di quello che è stato il reale, diciamo, comportamento del prodotto. In questo caso per la moto l'avrò con me per un mese per girare insieme a voi questo fine settimana all'Eroica, poi con i bimbi e i genitori il 3 giugno e poi alla mototendata del 15 al 18 giugno, per cui sarà un mese di sperimentazione, perché potrò portarla nelle zone che conosco bene, per esempio l'Appennino Tosco-Emiliano, l'Eroica, le zone dove comunque abito e dove fino ad ora ho portato il CRF, per cui sarà un valido modo per confrontare sulle stesse strade, due mezzi diversi, potermi fare un'idea di questa moto. Io però in realtà non sono un recensitore, non faccio unboxing, quindi mi concentro soprattutto sul motoviaggio. Voglio capire se questa moto è pensata anche per chi fa grandi viaggi con trasporto borse, passeggera, che fa anche sterrato, a volte anche tecnico, eccetera eccetera. Per saperlo devo provarla. Ma questo video, che ha un titolo un po' accattivante, voleva soprattutto dirvi quella che è la mia prospettiva di come intendo questa moto. Se ne vedono di tutti i colori sui social, c'è chi l'ha già ammazzata perché non gli piace, è brutta, scarico basso, faro uguale al CB500, eccetera eccetera eccetera. C'è addirittura chi va a ripescare nel passato guardandosi i vecchi modelli, dicendo che non è una vera Transalp, non è uguale al passato. Quindi ho pensato, ma io esattamente come la vedo questa situazione? Sapete, avevo il Transalp prima serie, vuol dire che prima di quella non c'era nessun'altra Transalp. Quando è stata creata, inventata, era così. Ma allora, se quella è la vera originale Transalp, tutto ciò che è venuto dopo, che era leggermente diverso, è ancora una Transalp? Vogliamo forse dire che perché la Transalp prima serie aveva il tamburo dietro, quando è stato tolto nella seconda serie non era più un Transalp? Vogliamo dire che il Transalp prima serie, che aveva solo un disco davanti, quando gliene hanno messi due, non era più un Transalp? E la stessa cosa vale per i carburatori, quando è diventata iniezione? Oppure quando le doppie centraline sono diventate monocentraline, oppure quando il sensore sul cavalletto non c'era e poi gliel'hanno messo, non era più un Transalp, oppure quando dal 21 è diventato un 19, non era più un Transalp, oppure quando il serbatoio aveva la manopola della riserva manuale, dopo hanno messo la spia col galleggiante, non era più un Transalp. Insomma, vedete anche voi che di evoluzioni la moto ne ha avute tante negli ultimi 30 anni. È ovvio che questa è un Transalp in linea con i tempi, 2023, e c'ha il display, il riding mode, il quick shifter, c'ha il ride by wire, c'ha l'iniezione, c'ha le barre, c'ha tutto quello che deve avere, full LED davanti, eccetera eccetera. Dobbiamo considerare che stiamo ai passi con i tempi, che questa è un Transalp in chiave moderna. Hanno sicuramente riproposto la livrea vecchia, questa è bellissima perché è proprio uguale alla mia, bianco con il tricolore. Però non mi aspettavo niente di diverso da Honda, ovvero che facesse una moto che non vuole essere una Africa Twin, ma vuole essere un Transalp, ovvero una moto affidabile, irresistibile anche, inarrestabile, ma soprattutto sulla quale ci si può fare qualunque tipo di esperienza di moto, che sia da turismo, che sia da commutazione urbana, che sia da vacanze e anche da motoviaggio avventura. Per cui vi saluto con questo video, non mi resta che provarla. Oggi faccio una sorpresa anche a mio figlio, lo vado a prendere a scuola con la moto, vediamo che reazione ha. Ci vediamo questo fine settimana all'Eroica. Se volete prenotarvi, finalmente il sito funziona. Eugenio ieri mi ha aiutato e anche Giovanni il giorno prima, per cui entrate pure, prenotatevi, ci sono gli ultimi posti disponibili. Ciao ragazzi. Anzi, l'accendo, faccio una bella sgasata. È proprio lei. Comunque vi presento il mezzo che mi hanno dato. Allora, è ovviamente un Transalp 750 standard, niente di misterioso. C'è il corredo, c'è appunto il quick shifter, la sella bassa non è congeniale per me perché sono abbastanza sproporzionato, cioè le gambe molto lunghe, avrei preferito l'altra, ma a cavaldonata non si guarda in bocca. E poi c'è parabrezza, che credo sia un po' più alto di quello di serie, gommata con Karoo Street,
della Metzeler. La moto è nuova, a 3300 km. Cos'altro? Questo credo sia di serie. Paramani sono di serie. Faro del CB500 di serie. e poi il logo. No, non c'è nient'altro di stravagante. Finisco il video dentro a Motoviaggio Store per dirvi la conclusione di queste considerazioni. Quindi avete sentito, così è come intendo io la moto, non per quello che sono realmente, ma per quello che riescono a farmi provare. Il Transalp è sempre stato un mezzo affidabile, magico, iconico. Non mi interessa se poi nelle versioni dopo hanno tolto qualcosa per metterlo diverso o migliore. Alla fine, quando viaggio su una moto, non guardo in basso la moto, ma guardo avanti dove la moto mi porta. Quindi qui avete un chiaro esempio. Questo è un Transalp dell'87, ma che poi è stato modificato da me con delle parti dell'Africa Twin. Qua invece c'è quello originalissimo. Quindi la domanda è conclusiva è: quello fuori è un Transalp? È la vera erede del Transalp oppure no? Io sì, credo di sì. Lo credo perché conosco come lavora Honda, è un marchio affidabilissimo. Il nome l'hanno messo perché credono in un progetto che sia versatile, quindi non ho dubbi. Non è la livrea o la carenatura che fa l'autenticità di un progetto chiamato Transalp, non è il faro che fa di un progetto l'autenticità del nome Transalp, non è lo scarico basso o alto, il TFT davanti, non è tutto questo. È qualcosa che va oltre i pezzi che compongono una moto. Se no basterebbe veramente togliere un bullone, cambiarlo per stravolgere il concetto di una moto. Transalp è un'idea, è uno stile di vita. Transalp è una filosofia. Transalp è un verbo. Transalp è un punto di riferimento. E quindi, se Honda ha affidato a questo modello il futuro del Transalp, io credo che questa lo diventerà. Immaginatevi anche soltanto cosa può diventare con 3 o 4 accessori. Ho visto la moto di Zocchi che l'ha preparata per andare, mi sembra, nel deserto. Ho visto la moto di Danio che faceva la scopa negli eventi con questo Transalp, che aveva, gli avevano tolto il maniglione dietro, quindi aveva il codino affusolato, gli avevano messo i pneumatici col tassello. Insomma, diventa una moto veramente molto molto bella e interessante se non se la personalizza un po'. Quindi non vi tedio ulteriormente, che dobbiamo spedire un bel po' di ordini, e ciao, ci vediamo all'Eroica questo fine settimana.